Salve cari amiche ed amici, ho appena finito di fare l'ennesimo video per Instagram e voglio dirvi due cose a proposito di certa ipocrisia della sinistra garantista con i criminali, che loro dicono che bisogna moderare la legittima difesa. Ebbene, dovrebbero andare a studiare la storia, a vedere il loro compagno Joseph Stalin. Che cosa faceva con i criminali? Come o li mandasse a fucilare o li mandava a lavorare nell'arcipelago Gulag. Quindi, quanto è successo allo scrittore e scultore italiano di cui ho parlato in YouTube e anche qua in Instagram, avrebbe fatto guadagnare ai criminali che gli hanno rotto le statue o il fucilamento o la condanna ai lavori forzati nei Gulag. Quella era la sinistra di Stalin. Adesso, Adesso, dimessi un po' i panni del ballerino e parlando in tono un po' serio, perché fa caldo, mi sono cambiato, che qualcuno mi spieghi perché la sinistra italiana, magari giustamente, è sempre stata a favore della diversità sessuale, dei gender, della diversità religiosa, di difendere i criminali contro la difesa personale. E contro la mano dura nelle carceri, contro l'ergastolo, contro pene troppo lunghe, e invece nell'Unione Sovietica e anche nella Cuba castrista, nella Corea del Nord, in tutti i regimi comunisti, compreso Vietnam, gli omosessuali sono considerati malati, i tossicodipendenti si devono recuperare alla forza e lo Stato giustizia i ladri, i criminali, gli assassini e tutto il resto. Invece in Italia si vorrebbe fare il contrario. Che poi, orsù, mi ha fatto anche pensare quello che ha detto lo stesso Corona. Io che sono di sinistra, su queste cose sono di destra. Come se a volere la difesa personale contro la delinquenza siano solo quelli di destra. Non è una questione fra destra o sinistra. Lui che intende per destra? Allora Stalin era di destra, Pol Pot era di destra. Ho Chi Minh erano di destra, i Castro erano di destra quando fucilavano i ladri, i delinquenti, gli assassini, gli stupratori, rieducavano i drogati, quelli che avevano quelle che una volta si chiamavano devianze sessuali. Allora, lui è di sinistra e considera Stalin di destra, eppure Stalin i ladri li faceva fucilare. È un mistero di Corona. Care amiche ed amici, vi saluta il vostro Santen Chan e grazie per guardare i miei video in YouTube ed in Instagram. Alla prossima, ciao!